Siamo giunti all'atto conclusivo di questa serie, la finale playoff. In palio un posto in promozione. Dopo una fantastica stagione da parte dell'MSP Calcio, è il momento di scrivere la storia. Perché chi vince una finale verrà ricordato per sempre, mentre chi perde, no. Giunti alla fine di questa serie, ragazzi, anche per la finale, OneFootball ha deciso di supportarci fino in fondo. OneFootball è un'app personalizzabile, scegliendo la propria squadra del cuore per ricevere in anteprima le notizie dell'ultimo minuto, controllare le formazioni, le statistiche e i risultati delle partite e gli highlights. E ora che ci avviciniamo all'estate, ragazzi, su OneFootball potete trovare tutte le notizie legate al calciomercato. OneFootball ha più di 100.000 recensioni positive solamente nell'App Store, come potete vedere da questi screenshot che vi sto mostrando. Per cui non vi sto suggerendo di scaricarla solamente perché supporta il mio canale, ma perché migliaia di persone la trovano un'app super. E quindi mi raccomando, puoi scaricare l'app gratuitamente dal link che trovi in descrizione. E se ti è più comodo, inquadra questo QR code qua sopra e goditi OneFootball. Mi raccomando, fatelo tutti, ragazzi. Ultimo pranzo di squadra, ragazzi. Ci siamo, siamo pronti per la battaglia. Let's go. Dopo, auguri, che... Grazie, grazie. No, grazie. Ma come si festeggia qua con Brian Giorgino? Ciao Giorgio! Ciao, ciao! Grande Chico! Come va, raga? Posso? Come vi ho già detto altre volte, c'è poco da dire di questa partita. Soltanto alcuni dettagli che voglio che curiate bene. Le condizioni del campo. È scivoloso e bisogna stare molto attenti. Questo è la concentrazione che fa la differenza. Bisogna gestirsi in campo. Gli altri pronti ad entrare, perché ci sarà bisogno veramente di tutti. Ok? Va bene? Pronti, con la testa, pronti ad andare dentro per fare la partita che bisogna fare. Oggi è il coronamento della grande stagione che avete fatto. Avete la possibilità di scrivere la piccola storia che riguarda il Monte Sabino, ma anche vostra, e vi ripeto, non capita tutti i giorni di giocare queste partite qua. Quindi onorate la partita e raccogliete quello che vi meritate, perché per me ve lo meritate, va bene? Forza! E allora ci siamo, MSP contro Ponte Vecchio, al campo sportivo Ponte Rivabella, 5.000 presenti, gara valevole per la promozione diretta. E quindi si gioca di tutto in questa gara, stagione a dir poco fantastica dell'MSP, che purtroppo nel finale non è riuscito a qualificarsi direttamente come prima, ma oggi ha la possibilità di scrivere la storia di questa piccola realtà e conquistare così una storica promozione. Calcio d'inizio del Ponte Vecchio, si inizia la partita. Va, calcio di punizione per il Ponte Vecchio, prova subito a lanciarla in mezzo, ma c'è un fallo su Traina, l'arbitro fischia. Riparte l'MSP con Rota, che la passa a Samuel, va avanti Samuel, la gira per Feraco, va sulla fascia destra, prova il traversone, viene murato e allora la palla va sulla destra per Traina. Prova anche lui il cross in mezzo per Licciardo, che la colpisce di testa ma va in calcio d'angolo. Va allora il Ponte Vecchio, ma recupera palla Igor Iormella, fantastico. E allora palla a destra, la passata per ancora Licciardo, ma il difensore in scivolata la manda in calcio d'angolo. Va allora Samuel dalla bandierina, parte, no, fa la finta. Vediamo se è uno schema, intanto arriva anche Bertan in mezzo, c'è il cross di Samuel proprio per Bertan! Il capitano! 1-0 MSP! Sempre più vicino alla promozione con il gol del proprio capitano! Non aveva ancora segnato in questa stagione, ma ne ha fatto uno, il più importante! E tutto il pubblico ad esultare! L'MSP parte subito fortissimo! Va avanti il Ponte Vecchio che deve cercare una reazione. Ancora palla per il numero 7, prova il tiro! Fuori di molto. E qui c'è il commento a caldo di Gnabry. Calcio di punizione per il Ponte Vecchio con il numero 7, carica al mancino, Comastri blocca. Prima azione pericolosa del Ponte Vecchio. Rimessa laterale MSP, palla che arriva a Licciardo che prolunga di testa per Traina. Va Traina, può provare il traversone, lo fa ma è troppo largo e allora arriva la palla a Mazzetti.
controlla Mazzetti, può andare in profondità con il suo mancino, ancora Mazzetti, bello il cross in mezzo, viene deviato, ma c'è con Iormella, sempre lui, una partita dell'MSP senza un gol di Iormella, è come un episodio di Dragon Ball senza Goku. E qui esplode il pubblico di Monte San Pietro, si porta sul 2-0. L'MSP, la promozione la vede sempre più vicino, sempre più vicino. Che mancino pazzesco. Palla per Samuel, prova il dribbling, viene atterrato, fallo di dietro, molto scorretto. E qui l'arbitro, dai, primo cartellino giallo della partita. Pontevecchio perde palla, allora l'MSP vuole il 3-0, vuole chiudere subito questa partita nel primo tempo. E infatti c'è la palla sulla destra, c'è Goyormella libero da solo, Goyormella! 3-0, segna di destro, di sinistro, di testa, l'MSP è in festa con il 3-0. E qui i cori per Goyormella, un fenomeno. Palla spazzata fuori, arriva Feraco, va, prova il cross in mezzo, c'è Licciardo, la colpisce di testa, pronto il portiere del Pontevecchio a parare questo pallone, non era facile. Calcio d'angolo, Samuel dalla bandierina, il pallone viene spazzato, va Goyormella, carica al mancino, deviato, altro calcio d'angolo. Questa volta va Rota, palla in mezzo, ci arriva Bertan, era un po' troppo lunga e alza il pallone, blocca il portiere del Pontevecchio. Gira palla l'MSP, prova il lancio, deviata dal difensore, ma la palla è buona per Licciardo, c'è Goyormella di fianco a lui, viene servito, va Goyormella, prova il tiro, un mancino lento, piano, il portiere blocca facilmente. Ancora calcio di punizione, batterà sempre il numero 7 con il suo mancino, palla in mezzo, viene respinta da Bertan, ma la palla rimane lì per il Pontevecchio, prova la sforbiciata, ma va quasi rimessa laterale. Ennesima punizione, batterà Zaccherigno con il mancino, ancora murato, bello il tentativo di Zaccherigno ma non è entrata. Calcio d'angolo per il Pontevecchio, ci crede, non vuole mollare, palla in mezzo, c'è un mucchio selvaggio, Samuel spazza. E finisce qui il primo tempo, MSP 3, Pontevecchio 0. Il pubblico è esaltato, la partita è in controllo, staremo a vedere nel secondo tempo come finirà. Fine primo tempo, 3-0 per l'MSP, possiamo dire che ormai è fatta, sono in promozione. Aspetta, aspetta, il calcio ci insegna, Milan-Liverpool insegna che un 3-0 nel primo tempo non vuol dire nulla e può essere ribaltato, quindi i ragazzi devono rimanere concentrati, ho visto un Samuel molto concentrato e speriamo che rimanga così. Bene, le squadre stanno rientrando in campo, quindi andiamo col secondo tempo. Dai MSP! Ci siamo, inizia il secondo tempo. Calcio di punizione, palla in mezzo, semplice per Comastri. Calcio di punizione per il Pontevecchio, respinto da Bertan e allora può partire con il contropiede, Licciardo, c'è Samuel che scatta, viene servito, va Samuel, può provare l'uno contro uno, ancora Samuel, ma viene respinto e ottiene la rimessa laterale. Carica Zaccherini, scatta in avanti, bellissimo l'esterno, ancora per Zaccherini, in area di rigore, va Zaccherini, il pallonetto, fuori di pochissimo. Piccola curiosità, io ho giocato 10 anni fa contro Zaccherini a calcio. Qui Samuel, prova a dar fastidio, clamoroso fallo a parte del 18, calcione in faccia Samuel, speriamo non sia nulla di grave, ma qui c'è stata una cattiveria inaudita. Bruttissimo questo fallo, ma per fortuna c'è il fair play del giocatore che si rende conto di quello che ha fatto e si va a scusare, giustamente. Rischiava di perdere un occhio Samuel. Ancora palla per lui, prova il dribbling, viene falciato dal 4, fallo. Palla per il 7, che subisce un calcio dal 7 dell'MSP, ma continua al Pontevecchio, va il 10. Dribbla 1, può provare il tiro da lì, infatti lo prova, alta. Ancora Pontevecchio che sbaglia però, allora Samuel, altro dribbling, altro fallo. Palla sulla fascia sinistra, c'è Samuel libero in aria, viene servito, va Samuel,
Va di fisico, lo dribbla Samuel, il cross in mezzo per Coyormella, e c'è la tripetta per lui nella partita più importante, e si porta a casa il pallone della promozione dell'MSP, perché ormai mancano 20 minuti per il Ponte Vecchio, ci sono pochissime speranze, e Samuel va ad esultare dalla tribuna più calda d'Europa. Ha segnato per noi! Va avanti la MSP ancora, è alla ricerca del 6-0. C'è il cross in mezzo, ma il pallone viene buttato via nel Ponte Vecchio. Può provare a ripartire, ma ci sono pochissime idee. Va allora palla per Samuel. Bello, ancora va Samuel, altro dribbling, ennesimo fallo, ostruzione. Prende la rincorsa, calcio di punizione, raso terra sul palo del portiere. Siamo al 75esimo ormai, va avanti ancora l'MSP, Samuel la scarica dietro per Bertan. Bertan di prima col mancino, bellissimo il passaggio filtrante, attenzione, sono in due attaccanti contro uno, c'è Licciardo libero, viene servito Licciardo a porta vuota, 5-0 MSP, e c'è anche la firma di Angelo Licciardo, altro che Ronaldo, e anche il portiere va ad esultare, tutto il pubblico è in visibilio. 15 minuti separano l'MSP dalla promozione. Calcio d'angolo, va con il mancino in mezzo, il portiere la devia, la palla rimane lì, va ancora sulla fascia sinistra, va il 7, bello il cross in mezzo, deviato, attenzione il pallone rimane lì, va il numero 4, prova il tiro, traversa clamorosa, vicinissimo al primo gol il Ponte Vecchio. Messa laterale, bello lo stop di Zaccherigno, il sinistro, fuori. Manca poco alla fine della partita, palla per Samuel, va avanti Samuel, porta avanti tutta la squadra, bello l'inserimento per Tana, e la scarica dietro per Mazzetti, c'è il cross in mezzo per Crippa, e trova il gol anche lui del 6-0. Cristian Crippa ci mette la firma, e ormai qua possiamo dire che la MSP è in promozione. E infatti fischia qui MSP Calcio 6 Ponte Vecchio 0. L'MSP per la prima volta trova una qualificazione storica in promozione. Ci hanno sperato tanto l'allenatore, lo staff, i magazzinieri, i giocatori, tutta Monte San Pietro, e finalmente l'obiettivo è stato raggiunto. Complimenti a questi ragazzi straordinari. Che fa gol, 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 che fa gol
siccome la signora Paola, che è la moglie di Giorgino, fa le carte, ha scritto qui, specifichiamo le carte, il risultato esatto della partita di oggi. Allora, 28-5-2022, mia moglie Paola ha fatto le carte ed è uscita vittoria netta. In bocca al lupo a tutti voi e viva Monte San Pietro. Vittoria netta. Seba. Ragazzuoli, in questo preciso momento è uscito il merch dell'MSP Calcio. Quindi ragazzi, cliccate nel link in descrizione, nel primo link. E se volete anche voi acquistare una prima maglia dell'MSP, cliccate su questo link e aggiudicatevi anche voi la maglia dell'MSP Calcio per supportarci per tutta l'estate. Quindi ragazzi, fatelo, fatelo immediatamente. Let's go. Ragazzuoli, sono passati un po' di giorni dalla fantastica giornata, dalla giornata indimenticabile che rimarrà nella storia dell'MSP Calcio e del mio cuore e della mia vita, ragazzi. Essere promossi così dopo un'annata splendida, abbiamo dimostrato tutti quanti il nostro valore e in questa finale finita 6-0, sinceramente sono passati un po' di giorni e ancora non riesco a realizzare. So solo che abbiamo vinto 6-0, una partita che siamo entrati proprio in campo e si vedeva che avevamo voglia di vincere, voglia di essere promossi e di mostrare a tutti quanti che non eravamo lì per caso. Ma sono felice soprattutto perché io voglio veramente ringraziarvi di cuore per il vostro supporto, perché ho visto, vi ho conosciuto, vi ho anche beccato in giro, ho avuto l'opportunità di parlare con qualcuno di voi che segue la mia serie. Quindi innanzitutto veramente io vi ringrazio per avermi seguito fino in fondo. Adesso valuterò nel corso di questi mesi il da farsi, cioè se il prossimo anno ricominciare sempre l'MSP oppure aprire dei nuovi progetti e chissà, magari uscire fuori dall'Italia, andare a giocare da qualche altra parte, non spoiler, non lo so. So solo che io vi ringrazio immensamente, scrivetemi qua sotto nei commenti se vi farebbe appunto piacere vedermi il prossimo anno in qualsiasi altra squadra piuttosto che in un'altra categoria. Sicuramente la Serie A sarà un po' difficile. Però, Gabri, cosa dici? Serie B, Serie C? Andiamo piano, Serie D, Serie C. Serie D, Serie C. Adesso vediamo. Vediamo un attimo un po' anche col procuratore, che non ho. Niente, questo è. Sono stati giorni di festa per l'MSP. È un po' il lieto fine. E sono veramente felice di aver portato alla squadra questo successo. Oh, Gabri, fa due assist. Uscirà un contenuto di recap dove appunto saluterò i miei compagni, ci sarà un po' l'addio, un po' di festa, così, e da lì in poi ci saluteremo. Scrivetemi qua sotto nei commenti se volete qualche giocatore dell'MSP e chi volete vedere sul canale. E lo mettiamo alla prova e vediamo quanto sono veramente forti i giocatori dell'MSP. Detto questo, ragazzi, vi voglio veramente ringraziare ancora di cuore per aver seguito la mia serie. Noi adesso ci vedremo in altri video che usciranno sul canale, non con questa serie, ma ho già in mente forse di portare qualche torneo estivo con in palio dei soldi. Se vi fa piacere lo porto come contenuto e vediamo se anche lì riusciremo a vincere un torneo estivo oppure no. Detto questo, io vi saluto ragazzi, è stato un piacere. Da MSP è tutto, noi ci vediamo forse in una prossima stagione. Bella ragazzi.